Per riorganizzare la selezione. Quindi io ritengo che questo rinvio
so che cosa possa servire, mi sembra veramente molto concreto, non riesco a comprendere il senso di questo video. Ho concluso. In questo caso, spiegato per due ragioni, è un rinvio tecnico perché mancano le documentazioni ed è un rinvio anche politico perché non è possibile che noi veniamo a discutere su delle proposte che non abbiamo. Cioè, di che parliamo? Della TARI, di che parliamo? Di che cosa parliamo? È un argomento talmente vasto che se ci fai una proposta scritta, io posso anche considerare, viste le mie deficienze su alcuni fatti tecnici, di documentarmi e di dare una risposta. Altrimenti parliamo del niente, cioè andiamo a fare le chiacchiere le possiamo fare in piazza senza fare un consiglio comune. Questo è quello che... Allora, le chiacchiere in piazza le fate voi, non siamo abituati a fare le chiacchiere in piazza. Cerchiamo di
pianificazione dei cittadini. Beh, l'ha vista, l'ha detto, qualche parte, e in più di questo non potevo fare. Per, non c'è stato tempo, non c'è stato la festa del momento, che lo devo dire. Non c'è motivo, il motivo non c'è, perché sapete, mo cerco un motivo, non c'è un motivo attuale. Assolutissimamente non è stato possibile, per questo dei tempi, è stato disbrito. E ho sofferito così, la prossima volta non capiterà. Ma questo comunque non lo deve dire, io sono molto precisissimo su queste cose. Anzi, mi dispiace averlo fatto questo appunto, perché però sa che io queste cose ci tengono. Grazie. Grazie, va bene, comunque te l'ho spiegato così. Non c'è stata colpa, non c'è stato tempo, non c'è stato tempo. Sono tutti segnati, no, ma glielo ho spiegato, non è un segnale di benefregismo o di qualcosa, assolutissima, ma assume la responsabilità di una persona, non c'è stato nessuno. Ma nessuno sta colpevolizzando lì. No, allora, non si chiede, vediamo che... E certo, spero che non capi di più, perché finora si sono fatti. Ma io non avevo ancora fatto il primo dell'altro, non so perché dire. Io ho cercato, di sopperire facendo l'unico strumento che c'era quello del manifesto pure quello, guarda caso, in occasione di un consiglio comunale non viene pubblicato, l'abbiamo rilevato, speriamo che capito. Anche tu stai adesso, non mettendo in dubbio, guarda caso, ho spiegato che non è stato possibile, punto, cioè non facciamo supposizioni, cose. Non c'è stato nessun motivo per cui i manifesti non sono stati. L'unico motivo è stato il tempo, c'è stato i morti, non c'è stato proprio il tempo materiale. Comunque io hanno depositato in segreteria anche da mandare a chi di competenza fare per fare i manifesti. Sono stato fatto, io non ci sono stato, qualche giorno non potevo seguire così. Perciò poi ho fatto la cosa e ho detto che sopperiamo queste dimostrazioni, però non è che ci siamo, non ne sono disinteressati una cosa. Non mi ha accusato di una cosa che effettivamente chiuso il discorso per essere stato chiudere un altro argomento, perché intanto mi fa specie di dire la parola improvvisamente, perché questo dalla parte del vostro capogruppo, improvvisamente ci siamo chiusi con questo argomento. Questo è un argomento che interessa tutta la collettività. I consigli comunali si convocano anche solo per discutere su argomenti che interessano, l'abbiamo fatto con il castello 10 anni fa, quando io ero consigliere, l'abbiamo fatto con altri argomenti, quindi non vedo qual è la problematica. Allora non so se dobbiamo dare prima la lezioncina, che cos'è la TARI, prima di venire qua, vi dobbiamo dare le nostre relazioni prima di venire, non capisco neanche qual è la problematica per cui la prossima volta come dobbiamo strutturare, dobbiamo dire quanto costa la TARI, quanto è aumentata, cioè non ho capito, non riesco a... Questo è inaccettabile. Che cosa è inaccettabile? È inaccettabile di fare lezioni a noi su qualcosa, senza che non presentiate in maniera adeguata. È una lezione. Ma noi non abbiamo parlato in maniera adeguata. Non accettabile. Non posso parlare più, però capiamoci una volta per tutte. Il consiglio comunale che noi abbiamo convocato, gli argomenti sono scritti, era il concetto della convocazione. Si discuteva di TARI, con TARI 2018, della gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e nell'ambito di questa discussione della raccolta differenziata, la nostra proposta era quella, se voi condividevate le nostre stesse perplessità che nascevano dalla discussione di questi argomenti, io non ti devo dire niente di più di quelli che sono gli atti posti a disposizione di tutti i consiglieri, su cui noi abbiamo lavorato e sono a disposizione di tutti, quindi non avrei potuto darti niente di più di quelli che abbiamo dato, perché noi su quelli abbiamo lavorato. E nell'ambito della Costituzione, e alla fine, al limite della discussione, poteva nascere insieme a voi l'idea e la proposta di istituire una commissione di indagine per indagare su quello che era successo e per immaginare eventualmente una proposta per il futuro. Io non capisco la motivazione tecnica. Cioè oggi noi possiamo anche non costituirla la commissione, facciamo un atto di indirizzo, la rinviamo un'altra seduta, ma oggi discutiamo del problema se è quello che volete. Cioè noi oggi vogliamo discutere della questione della TARI e insieme a noi stiamo aspettando i cittadini da
da luglio, perché a luglio che gli avete mandato la cartella, vi siete ben guardati di farlo prima delle votazioni, e da luglio che state aspettando qualche informazione rispetto a questa cosa. E per l'ennesima volta, l'unica occasione dove potete, non loro, voi potete dare, anche lei, il dottore Pugliese, potete dare qualche informazione, l'unica cosa che dite, vi trincerà di dire un ragionamento tecnico per non aver depositato gli atti prima, non aver acquisito i pareri tecnici. Ma quali pareri? Stiamo discutendo di dare di raccolta differenziata, se lo volete fare, altrimenti vi tirate e ci vediamo la prossima. Devo riparlare, avevo detto che non volevo parlare più perché se noi abbiamo una discussione sul vendita. Allora, perché servono i pareri tecnici? Perché se andiamo a parlare di tanto, se andiamo a parlare di tanto, avete parlato, sono stato sentito, ascoltato, dopo dire tutto quello che vuole. Se andiamo a parlare di tanto, parliamo di fatti finanziari. Avete delle proposte, probabilmente sì, non metto in dubbio questo, che mi dite la farsa di ridurre per un cittadino, per una categoria di cittadini, per i commercianti, per di ridurre, di aumentare, forse perché abbiamo visto che ci sono cose che non vanno. Beh, queste proposte, se no che proposte mi ha fatto? Ma di che? Ma queste proposte di approvazione di finanziario? Avete
dalla maggioranza, perché logicamente noi non siamo dalle cose, siamo all'opposizione. Quindi semplicemente portiamo la voce dei cittadini, però non abbiamo capito, cioè noi non portiamo nessuna comunicazione tecnica, cioè qua non parliamo tecnicamente, cioè qua vogliamo delle risposte che vengono da voi, insomma, dalla maggioranza, che non sappiamo perché non Presidente, ancora una volta, io non ero presente, quindi non posso essere certo, ma il consiglio comunale sullo scuolo è un consiglio comunale aperto. Ditemi se è diverso, è diverso dal consiglio comunale decisionale. C'è anche una deliberazione, una proposta di deliberazione in quel consiglio, la stessa deliberazione. E non c'è stato quale necessità di votare. Abbiamo fatto già tanti altri, se lo posso raccontare sia il sindaco che il vice sindaco di consigli comunali, la cosa non più usata. Ma se per te questo è il problema, va bene così. Vabbè, comunque è stata fatta una richiesta da parte del gruppo delle opposizioni, di mettere i voti, la richiesta che era del Consiglio, che favoreva l'invio dell'ordine del giorno, anzi la mano. Il contrario. Noi votiamo contro perché questa ci sembra l'ennesima strumentalizzazione volta soltanto ad evitare, creando questioni di una cabina, volta soltanto ad evitare una discussione forse su un argomento che non volete aprire, perché evidentemente a questo punto dobbiamo immaginare che tutti i dubbi e le perplessità che ci vengono evidentemente li conoscete, forse ci sono delle responsabilità, visto che non sarà possibile, perché non so come va convocato questo consiglio, non ho ben capito, vuol dire che ci rivolgeremo alle autorità competenti. Se ci sono responsabilità qualcuno pagherà perché ci stanno delle... Io sto facendo una dichiarazione di voto, grazie. Però nelle dichiarazioni di voto non si possono fare acquisto come responsabilità. No, la dichiarazione di voto è qualcosa di diverso. Non faccio leggere le cose. Va bene. Il consiglio. Thank you.